Ecco Stefano, quindi si investe sul territorio. È chiaro che più patrimonio avete voi e più potete investire sul territorio con maggiore profitto per i risparmiatori. Allora io leggo che, mi corregga se sbaglio, ma insomma la fonte dovrebbe essere certa, nel 2021 un patrimonio che supera 1,8 miliardi di euro con 120 mila associati. Con l'età media di nuovi iscritti di 36 anni. Questo è confortante, insomma, anche perché se ne parla sempre di più anche a livello nazionale. E c'è l'ipotesi, mi dica un'indiscrezione se non ricordo male, del silenzio assenso. Si potrà arrivare a questo per i lavoratori? Cioè, se non mi dici che non voglio il fondo pensione, vuol dire che lo voglio? Non so se riesco a spiegarmi il ragionamento un po'. Ecco, Beh, io ho capito, quindi penso di sì, insomma. Allora sì, confermo Claudio che i dati che hai tratto probabilmente dalla stampa, perché siamo usciti qualche giorno fa con una conferenza stampa sui dati del fondo, sono molto buoni, siamo molto soddisfatti del 2021, ma l'avevamo anche un po' già condiviso. Si va verso 2 miliardi e effettivamente patrimonio più rilevante significa maggiori possibilità di diversificare e soprattutto anche maggiore possibilità di ottenere dai nostri partner finanziari delle riduzioni per la gestione, per il costo della gestione. Detto questo, sì, anche nel confronto, qualche giorno fa è uscita la Covid con la solita relazione annua sull'andamento della previdenza complementare e sì, solidaritamente si conferma come un fondo che sta andando molto meglio della media. Credo, per il tema del silenzio assenso, che importante sicuramente tenere in considerazione questo aspetto, ma il lavoro grosso, importante, centrale che noi crediamo debba essere fatto dal fondo pensione anzitutto, ma anche dalle istituzioni, più che introdurre un automatismo, è introdurre degli spazi di formazione e informazione adeguati a ben comprendere un meccanismo di questo tipo, perché francamente c'è il rischio altrimenti che qualcuno per non conoscenza prenda le distanze da uno strumento che non conosce, insomma, ecco. Allora, bene, può essere che le parti sociali assieme al governo giungano a concretizzare, non so quando, nella seconda parte dell'anno o forse il prossimo anno, un nuovo semestre di silenzio assenso. Mi piacerebbe arrivare a quell'altezza potendo dire di aver fatto tutto il possibile per informare adeguatamente i lavoratori del Veneto sulle possibilità che la previdenza complementare mette a disposizione. Questo credo sia il nostro dovere. Avvertenza, messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COVIP. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.